Ben ritrovati a tutti e a tutti a questa seconda parte, o meglio, alla prima parte della seconda parte di questo corso sulle espressioni regolari, con la quale iniziamo, come dire, a fare sul serio, quindi a parlare di sintassi delle espressioni regolari, delle, conseguentemente delle loro funzionalità, con qualche esempio qua e là per capire cosa significa il tal comando e qual è il suo effetto. Allora, come strumento didattico, ecco, per avere subito, per toccare subito con mano l'effetto di un'espressione regolare o di un certo comando previsto dalla sintassi delle espressioni regolari, ci fa molto comodo usare uno strumento interattivo, ovvero uno strumento che ci permette di digitare un'espressione regolare, un comando di espressione regolare, di ottenerne, di vederne subito, a colpo d'occhio, immediatamente l'effetto. In rete ce ne sono diversi di questi siti che permettono appunto interattivamente di testare e costruire le proprie espressioni regolari, fra i quali a me è piaciuto particolarmente questo che vedete qui nella mia scaletta, regex101.com, e lo vedete già qui sullo sfondo, eh? Quindi per questo video, a partire da questo video e per tutta la parte del corso che riguarda la teoria delle espressioni regolari, quindi la prima parte del corso, ovvero questa parte 2, ecco, avremo come sfondo del nostro video appunto questo sito, molto carino, interessante, utile. E vedremo anche alcune sue particolarità che appunto lo rendono particolarmente interessante. Fra le quali una lo vedete già qui sulla destra, dove c'è un paragrafo, una parte della pagina web che si chiama explanation, ovvero spiegazione. Questo vi fa già capire che questo sito non solo vi permette di testare e provare e vedere immediatamente il risultato di un'espressione regolare, ma addirittura vi spiega pezzo per pezzo, come vedremo fra un attimo, pezzo per pezzo cosa fa quel tal pezzo di espressione regolare e poi nell'insieme se ne vede appunto il risultato qua in questa parte della pagina. Non andiamo troppo oltre perché appena iniziamo a usare il sito capirete meglio quello che ho appena detto. Quindi Regex 101, un sito prezioso direi, molto molto ben fatto, a parte che come spesso e volentieri accade è in inglese l'interfaccia, quindi questo sito parla in inglese, però come sempre non è poi così difficile capire cosa si dice e se è difficile appunto c'è sempre il traduttore di Google a portata di mano, eh? Quindi detto qual è lo scopo di questa pagina web già aperta sullo sfondo? Quindi sarà il nostro strumento interattivo, che useremo durante questa parte del corso. Cosa usiamo come testo di esempio? Perché? Perché qua, vedete, in questo riquadro più grande, è il posto dove noi possiamo, anzi dobbiamo inserire un testo sul quale lavorare, al quale applicare le nostre espressioni regolari che stiamo testando o imparando, come in questo caso. Ecco che noi quindi useremo un testo qualsiasi, quindi qualsiasi per qualsiasi, ho deciso di prendere uno stralcio, come dico qui, uno stralcio della licenza software open source GPL versione 3, tradotta in italiano, e proprio uno stralcio perché la licenza è un po' lunga, eh? Poi il sito rallenta anche quando il testo è troppo lungo, proprio perché è interattivo, perché si va via rete, internet e tutto quanto, quindi ho ridotto, ho preso solo uno stralcio di questa licenza, il testo è questo. Adesso lo apriamo. Ecco, non è né troppo lungo né troppo corto, ma insomma c'è un po' di testo, ecco. Copia e incolla. Quindi, prima cosa da fare in questo sito, avere un testo a disposizione sul quale lavorare. E questo l'abbiamo fatto, quindi chiudiamo il nostro editor. Poi, sul sito sono disponibili diversi
diverse interpreti dell'espressione regolare, erano motori che gestiscono la sintassi, la interpretano e applicano le regole di queste sintassi delle espressioni regolari, e noi così usiamo quello per dedicato a JavaScript. I diversi motori di interpreti delle espressioni regolari li vedete qui sulla sinistra, sulla barra qui sulla sinistra. Il primo è per PHP, è scritto un po' piccolo, con sfondo nero, ma spero lo si veda. Il primo è PHP, il secondo JS JavaScript, il terzo Python. Noi appunto usiamo così, vabbè, perché JavaScript, non che gli altri non siano conosciuti, ma insomma, come ambito web, probabilmente JavaScript è molto noto e diffuso. Vabbè, poi uguale, comunque prendetene anche un altro se volete, voi, non siete obbligati. Comunque, vabbè, JavaScript mi stava simpatico quello, scelgo JavaScript. Quindi si fa clic, qui si colora il motore di interpretazione delle espressioni regolari, vedete con una barrettina arancione proprio all'estrema sinistra qua. E JavaScript è il motore attivo in questo momento. Qui nella barra in alto vedete che è attivo pure la funzionalità di quello che c'è scritto regex tester, ovvero di test, proprio quello che abbiamo bisogno noi, test interattivo delle nostre espressioni regolari. Quindi siamo già operativi, abbiamo scelto il motore che legge le espressioni regolari e la funzionalità di test interattivo delle espressioni regolari. Tutto il resto, ecco, non è un video questo per spiegare come funziona questo sito, ma se lo aprite potete indagare voi cosa servono tutte le altre funzionalità e pulsanti e funzionalità che vedete qui tutto nell'interfaccia sopra e a sinistra. Indagate tranquillamente voi se avete interesse in questo ambito delle espressioni regolari, questo è veramente un sito potente, molto utile e pratico, e quindi vedete voi il resto. Per adesso, diciamo, impostazione minima per essere operativi, per il nostro scopo è questa: pulsante il primo qui a sinistra in alto per testare e uno dei motori di interpretazione delle espressioni regolari. Poi, per far interpretare tutto questo testo in blocco, quindi in un colpo solo e non riga per riga, attiviamo un paio di flag delle espressioni regolari che vedremo fra un attimo. Vedete qui già il capitolino flag e opzioni globali per le espressioni regolari. Noi li attiviamo proprio per evitare che la nostra espressione regolare venga testata solo sulla prima riga. Dobbiamo attivare due flag che sono la G, che vuol dire globale, quindi vedete che qui in grigetto sono già presenti tre flag possibili esistenti. Qui c'è anche una spiegazione. Se voi andate con il mouse al punto di domanda, esce una spiegazione, la vedete qui nella pop-up, nel fumetto che esce. E noi attiviamo appunto il G per far interpretare appunto globalmente tutto questo testo. Sempre, ogni volta che digitiamo un'espressione regolare, quindi verrà applicata tutto il testo in blocco col flag G, e in più anche la M. La M che serve a interpretare, va bene, tutto il testo in blocco, ma comunque come se fosse composto da righe separate. Se mettessimo solo la G, verrebbe interpretato tutto come una stringa unica, lunga, 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 da cima a fondo. Se noi mettiamo anche la M, invece, ecco che abbiamo a disposizione una possibilità di testare le nostre espressioni regolari su tutto questo testo, ma comunque considerando queste righe separate una dopo l'altra. Perfetto, quindi siamo prontissimi per partire. Qua, o meglio, quasi, perché c'è ancora un ultimo dettaglio che ho voluto attivare, e nelle impostazioni di questo sito, che vedete qui con la chiave inglese, qui ecco, i settings, quindi il fumettino che esce, il suggerimento dice per aggiustare, per impostare i setting e i temi. Ho attivato, dov'è? Ho attivato, ecco questo qua, il primo. Vedete qui nella mia scaletta che parlo di display white space. Display white space l'ho attivato perché, se non erro per difetto, quando entrate in questo sito per la prima volta, non è attivato questa opzione. Cosa permette di fare quell'opzione lì? Di vedere gli spazi. Ecco, vedete qui i puntini fra una parola e l'altra. In realtà, non fosse attiva quell'opzione, non li vedreste perché sono spazi nel testo. Poi
E anche gli a capo, li vedete qui, gli a capo, gli enter a capo, nuova riga, sono tutti qui. Quindi diciamo che per, come dire, didatticamente è meglio in questo contesto, in questo momento, che si veda proprio tutto del testo, quindi sia gli spazi, sia i caratteri a capo, e non solo i caratteri veri, tra virgolette, proprio delle lettere, ecco, dei numeri. Ma tutto, vedete anche qui una serie di spazi, qui due a capo di fila, eccetera, eccetera. Però è meglio che vediamo veramente tutto del testo, anche i caratteri, tra virgolette, non convenzionali, quelli che non si vedono a occhio. Ecco, voilà, adesso siamo pronti con la nostra piattaforma didattica per iniziare a studiare queste benedette espressioni regolari. Partiamo con i flag, quindi così questo capitolino, come dire, lo mettiamo subito da parte perché non è chissà che, li abbiamo già addirittura impostati qui un paio di questi flag. E cosa sono i flag? Sono praticamente delle opzioni che servono ad influenzare il comportamento del motore delle espressioni regolari. Come vi ho detto pochi istanti fa, questi due flag attivati scusate, contemporaneamente mi permettono di testare le mie espressioni regolari su tutto il testo, pur considerando riga per riga separatamente, questo è l'effetto che hanno appunto questi due flag, ovvero la G, quindi ricerca globalmente in tutto il testo che viene dato in pasto all'espressione regolare, la M, come ho detto prima, forza il riconoscimento degli a capo, quindi vedete questi specie di angolini apicetti qui, vengono riconosciuti da questo flag M, quindi l'espressione regolare sa che una riga termina qui, poi c'è una seconda riga, una terza, eccetera, eccetera. Ecco. E ci sarebbe anche un flag in più, la I, che rende l'espressione regolare indifferente al maiuscolo e minuscolo, ovvero potrei anche aggiungerci la I così, e in questo modo è assolutamente indifferente se questa C è scritta in maiuscolo rispetto a, che ne so, questa che è scritta in minuscolo. Per il momento questa I, sempre a scopo didattico, poi magari a scopo pratico, doveste voi usare delle espressioni regolari veramente in un vostro script o che ne so, una vostra pagina web, vi servirà, magari questa I vi farà comodo non avere differenze fra lettere maiuscole e minuscole. In questo caso didatticamente invece ci fa comodo che sia diverso, quindi non attiviamo il flag con la I. Ecco, giusto per non essere, per non aver dato magari un'informazione fuorviante o dubbia, questi flag sono parte delle espressioni regolari, non sono parte di questo sito particolare che mette a disposizione lui questi flag per comodità di utilizzo, Sono parte delle espressioni regolari, sono effettivi quindi questi flag, non sono specifici di questo sito. Li ritroverete in tutti i siti interattivi che trovate in rete perché fanno parte del vocabolario delle espressioni regolari. Ecco, sono delle opzioni che permettono appunto di influire in questo modo sul comportamento delle espressioni regolari. Allora, fatto questo capitolino sui flag, sulle opzioni che diciamo così normalmente penso vengano impostate una tantum e poi a dipendenza di quello che ci fa comodo, che si preferisce o che è utile per noi in quel momento, vengono impostate una tantum e poi tra virgolette si dimenticano. Sono lì, sono a posto e adesso passiamo a questo campo più a sinistra, che è proprio quello, vedete cosa c'è scritto in grigetto, insert your regular expression here, ovvero inserite pure la vostra espressione regolare qua. A sinistra e a destra di questo campo dove noi digiteremo le nostre espressioni regolari, vedete due barre, due slash in inglese, due barre, che fanno parte anch'esse della sintassi delle espressioni regolari, ovvero normalmente le espressioni regolari nei vari linguaggi web, ma anche non web, nei comandi che le usano, eccetera, o sono implicitamente incluse, quindi non le dobbiamo digitare come in questo caso, anche se le vediamo visivamente, le si vedono, oppure bisogna proprio espressamente indicarle. Quindi le espressioni regolari, diciamo nello stato puro, sono sempre incluse fra due barre,
due slash come queste qui. Quindi ricordatevi, in questo caso, in questo sito interattivo, ce le hanno già proposte loro per difetto, quindi non dobbiamo digitarle ogni volta, ma in realtà dovessimo creare noi da zero, al di fuori di questo contesto, un'espressione regolare, ricordate che le espressioni regolari vanno incluse sempre fra una barra, espressione regolare, e chiusa con un'altra barra. Questo fa sì che i vari motori che interpretano il linguaggio dell'espressione regolare sanno dove inizia, cosa devono interpretare e dove devono smettere di interpretare l'espressione regolare. A seguire, appunto, qui sulla destra, eventuali flag, come questi due, eh? Quindi chiusura dell'espressione, eventualmente aggiunta dei flag. E vedremo poi più in là nel corso che effettivamente è così anche quando usiamo effettivamente con dei comandi da terminale, così l'espressione regolare. Quindi questa è proprio la sintassi corretta, regolare di un'espressione regolare, scusate il gioco di parole. Allora, capitolo importante è il vocabolario delle espressioni regolari. Come ho avuto modo di dire nei video precedenti o nel video precedente, le espressioni regolari, viste così di punto in bianco, possono sembrare un linguaggio alieno, però tutto sommato sono un linguaggio anche loro ed hanno un loro vocabolario, delle loro regole sintattiche come qualsiasi linguaggio. Quindi da questo momento in avanti iniziamo ad affrontare il vocabolario dell'espressione regolare. Ecco una nota, giusto per capire i punti che seguono. Le virgolette racchiudono i termini del linguaggio delle espressioni regolari, ma non ne fanno parte. Vediamo qui, per esempio, una barra rovesciata S minuscola chiusa fra virgolette, l'ho fatto per diciamo nella mia scaletta per evidenziare meglio il termine del linguaggio dell'espressione regolare, ma in realtà queste virgolette non c'entrano, non si usano, non vanno digitate qua nel campo in alto a sinistra dell'espressione regolare, non c'entrano niente. Ok, prima, come dire, categoria di termini di questo vocabolario delle espressioni regolari sono le classi di caratteri. Ho messo anche fra parentesi il termine corrispondente inglese e questa traduzione in italiano mia, diciamo, quindi come sempre prendetela come una traduzione più o meno fedele, libera, ecco, più o meno come a me sembra che dia il significato più corrispondente in italiano. Ecco, poi magari su altri siti in italiano o meno troverete altri termini tradotti, però secondo me almeno questi danno l'idea, quindi in inglese chiamiamolo l'originale e poi in italiano qui una mia libera interpretazione. Voilà. Classe di caratteri, cosa significa? Classi di caratteri sono gruppi, tipi di caratteri. Dal primo qui iniziamo a capire cosa si intende. Per esempio, una barra rovesciata S minuscola trova tutti i caratteri non stampabili, ovvero spazi, tabulatori e gli famosi a capo. E qui capite perché ho attivato l'opzione Display White Space, perché si vedono gli spazi, così come gli a capo, che sono i caratteri che sfuggono di solito alla vista, eh? Quindi con questa barra rovesciata S minuscola, che faccio copia e incolla qui nel nostro campo, ho creato una primissima espressione regolare che semplicemente non fa altro che passarsi tutto il testo che abbiamo messo qui, vedete, tutto il testo, e colorarci in questo sito interattivo. Cosa fa? Ci mette in evidenza tutti gli spazi, vedete? Tutti gli spazi e anche gli a capo finali. Guardate qui, sono tutti evidenziati. Questo è quello che fa questo termine del vocabolario di un'espressione regolare. Quindi vi basta digitare due caratteri, una backslash, una barra rovesciata, una S minuscola e guardate l'effetto. Abbiamo già evidenziato, filtrato tutti questi caratteri che non sono quelli, chiamiamoli gli altri convenzionali. Voilà, guardate qua che roba. Un attimo. Qui il sito vi dice che vi ha trovato 949 matches corrispondenze, quindi tutte queste cosine in celestino e blu non dovete contarle a mano perché vi dice già il sito che sono 949, quindi fra spazi e caratteri a capo, eventualmente tabulatori, ma non mi sembra che ci siano tabulatori in questo testo, mi sembra di ricordare che non ce ne siano,
Comunque tra capo e spazi ce ne sono 949. Niente male, eh? Non so se già dirlo adesso, ma vedete la potenza dell'espressione regolare, con un paio di caratteri, che fino a un attimo fa vi sono sembrati ostrogoto, vedete la potenza, eh? Un attimo. Se stiamo con il mouse, vediamo un po'. Se andiamo con il mouse su un carattere evidenziato, vedete che lui dice qualcosa a questo sito. Vedete nel fumettino dice match numero 25, quindi quello è il 25esimo carattere trovato dall'espressione regolare e poi dice in posizione 158-159. Vabbè, comunque vedete che dei 949 matches, ovvero corrispondenze, se voi state con il mouse sulla singola corrispondenza, vedete qual è esattamente quella corrispondenza lì. Ecco, poi vediamo un po' se riesco. Ops, ecco 99, 155. Vabbè, tutto così, eh? Quindi un'opzione in più che dà questo sito è anche quella. Se girate con il mouse avete un'informazione specifica per corrispondenza trovata. Poi quello che dicevo prima dell'explanation, vedete qua explanation, cosa vuol dire explanation? Che lui vi riporta la vostra espressione regolare e vedete che ve la riporta per intero l'espressione regolare, quindi doveste crearla voi da zero in un'altra parte, ripeto quello che ho appena detto prima, vedete che c'è la barra, la slash, la nostra espressione regolare, barra rovesciata S minuscola, la barra slash che chiude l'espressione regolare e i due flag GM che abbiamo messo. Quindi qui viene riportata per intero. Questa è l'intera espressione regolare con tutta la sua sintassi del caso. Il bello è che sotto viene spacchettata, viene suddivisa l'espressione regolare in tutte le sue componenti. In questo caso è semplicissima, è un termine solo. E vedete che lui lo riporta qui con il celestino, il colorino lì, celestino, insomma quello che corrisponde a queste. E vi dice, vabbè, qui appunto si inizia con l'inglese, però come ho detto c'è anche modo di tradurre eventualmente facilmente. Dice match, quindi ogni corrispondenza con gli spazi bianchi, white space, gli spazi praticamente, il carattere di spazi, quindi qui dice che corrisponde poi a questi, ecco, vedete la riga nuova, la riga capo, barra rovesciata N vuol dire a capo, barra rovesciata T il tabulatore, lo spazio, eccetera, eccetera, trova tutti quelli. E poi vi dice anche i flag, cosa fanno i due flag, vi ripete che avete attivo il flag G per la ricerca globale, il flag M per il multiline, quindi per considerare riga per riga il vostro testo. Ecco, quindi con questo primo termine della sintassi dell'espressione regolare ne abbiamo approfittato per fare un giro completo, diciamo così, di quello che ci serve di questo sito interattivo delle espressioni regolari e avete capito il meccanismo, come funziona, eh? Quindi inserite espressione regolare, lui interpreta immediatamente e qui vi riporta addirittura anche la spiegazione pezzo per pezzo. Quindi se, quando vedremo magari qualche espressione regolare un po' più complessa, un po' più lunga, qui vedete che viene proprio spacchettata pezzo pezzo e per ogni pezzo c'è scritto: guarda che questo ti fa questo ti fa questo, eccetera, eccetera, eccetera. Molto, molto bella e direi eccezionale questo sito. Andiamo avanti quindi a questo punto, adesso che abbiamo capito un po' come il giro del nostro strumento di lavoro, possiamo andare avanti un po' più anche spediti volendo. Ecco, barra rovesciata S maiuscola, cos'è l'importante al maiuscolo e al minuscolo nel vocabolario delle espressioni regolari? Importante perché spesso, per non dire sempre, un comando fatto con una lettera minuscola ha un suo corrispondente che fa, diciamo così, l'opposto, il contrario con la lettera maiuscola. Cosa intendo? Vedete qui la S maiuscola cosa fa? Trova tutti i caratteri stampabili, quindi ossia tutti quelli diversi da quelli trovati con S minuscolo. Quindi il comando S minuscolo trova questi, il comando S maiuscolo cosa fa? Trova tutto, mette in evidenza tutto, vedete 3802 corrispondenze, trova tutto i
spazi non bianchi, ovvero tutto ad eccezione degli spazi, vedete che sono bianchi, e degli a capo che sono diventati bianchi. Quindi tutto, numeri, lettere maiuscole, minuscole, qualsiasi cosa, vedete, tutto è stato messo in evidenza a parte i caratteri speciali non stampabili, quelli che non si vedono. E voilà, vedete qui tutti bianchi a parte le lettere. E questo appunto è una prima caratteristica del dizionario, dei comandi delle espressioni regolari, che spesso e volentieri, se c'è un comando che fa qualcosa con una lettera minuscola, c'è il suo opposto, il suo negativo, diciamo così, con la lettera maiuscola, la stessa lettera ma maiuscola. E qui avete probabilmente già intuito, capito, visto che sostanzialmente, come ho detto nel primo video, le espressioni regolari sono un modo di impostare un filtro su un testo. Qui avete già capito che in modo anche, diciamo così, grossolano, se vogliamo, già questi due piccolissimi comandi ci permettono di filtrare diverse categorie, appunto classi di carattere. Avete visto come si può già impostare un filtro grossolano? Sì, ma se è necessario per un qualsiasi motivo estrapolare questa parte di testo, vedete che con una banalissima espressione regolare è già fatta la cosa. Ecco. Quindi vedete la potenzialità dell'espressione regolare, cominciate a vederle, intuirle. Ecco. Andiamo avanti. Prossimo comando o termine del vocabolario, il puntino. Proprio il puntino, il decimale. E questo cosa fa? Trova tutti i caratteri ad eccezione degli a capo. Questo qui li trova tutti, a parte gli a capo. Se io metto un puntino, quindi andiamo pure a mettere un puntino, scrivo un puntino, e vedete cosa succede se scrivo il puntino. 4660 corrispondenze, il puntino viene confermato che match, ovvero trova le corrispondenze di ogni carattere ad eccezione degli a capo. E in effetti vedete che gli a capo, questi apicettini qui, sono gli unici rimasti bianchi. Tutto il resto, spazi e non spazi, sono diventati azzurrini evidenziati. Tutto, tutto, tutto. Ecco. E con un semplice puntino, vedete? Potenza dell'espressione regolare con un semplice puntino. Magiche, come ho intitolato il mio corso, La magia delle espressioni regolari. E ci mancherebbe, lo vedete, con un semplice puntino cosa succede. Per trovare tutti i caratteri, ma proprio tutti, quindi stampabili e non, spazi a capo e non, cosa si fa? E qui non è proprio un comando nuovo rispetto ai primi tre, ma è già la composizione di due comandi. Che cosa abbiamo fatto qua? Qui copia, incolla. Cosa succede qui? Che ci trova tutti i caratteri componendo l'effetto di due comandi precedenti, quindi la S minuscola che trova quelli non stampabili, unito all'effetto dell'S maiuscola che trova quelli stampabili. E vedete qui che ci trova tutti i caratteri. Ecco, per il momento lasciamo le cose così, capiremo più in là perché dico così. E qui vedete cosa succede, che in realtà non è diventato tutto blu come prima, ma come dire, è diventato blu a chiazze. Ecco, c'è uno spazio, poi una lettera, uno spazio, una lettera, uno spazio, una lettera, uno spazio, una lettera. Ecco. Vedete che cosa è successo praticamente qui? È successo che trova la combinazione davvero di caratteri sia spazi che a capo, quello che è, e non, però a coppie praticamente. Non so se riesco a spiegarmi, ma rispetto al singolo effetto dove trovava il singolo carattere, qui stiamo dicendo trovami tu un carattere non stampabile seguito da un carattere stampabile. Ecco, quindi abbiamo composto due comandi,
per trovare delle coppie di caratteri particolari. Quindi laddove c'è un carattere non stampabile che precede un carattere stampabile, viene evidenziata la coppia. La vedete qui, uno spazio, una lettera, una capo e una lettera, una capo e poi una lettera, uno spazio, una lettera, tutto così, eh? Quindi si possono cominciare a mescolare i comandi, ovviamente, perché le espressioni regolari, dai primi video che avete visto, che vi ho messo nello sfondo, delle espressioni qualsiasi, vedete che possono essere anche delle stringhe molto lunghe. Qui per il momento siamo veramente alla base delle espressioni regolari. Ho messo assieme, ho voluto mettere assieme qui un paio di comandi per far capire anche il meccanismo. Quindi le espressioni regolari sono composte sì da singoli, come dire, vocaboli, termini che fanno qualcosa, ma poi questi vengono anche composti come mattoncini per ottenere risultati composti. E per il momento, appunto, siamo agli inizi, quindi non andiamo più in là a spiegare cose in più, ma semplicemente vediamo il meccanismo. Quindi, in questo caso ho unito un carattere, una ricerca assieme a un'altra, una vicina all'altra. E qui, appunto, è interessante. Scusate se mi soffermo un po' di più su questo punto, perché poi da questo, una volta capito questo, poi si capisce più facilmente anche il resto. Ops, ho scambiato. Vabbè, niente, non me ne sono accorto, ma con il mouse ho scambiato i due comandi, ho messo il maiuscolo, la S maiuscola prima, la S minuscola dopo, e vedete che sono cambiate anche le accoppiate di caratteri evidenziate, ovviamente, perché adesso mi dice cercami i caratteri stampabili seguito da un carattere non stampabile. Vedete che è cambiata la disposizione. Non me ne sono accorto proprio con il mouse senza volerlo, quindi facciamo così, li riporto come prima. Ecco qui, vedete che sono ricambiate un'altra volta le coppie evidenziate di caratteri. Questo perché? Questo è un concetto importante. Il singolo comando che impostate in un'espressione regolare si occupa di una singola posizione nel testo. Non vuol dire che voi lo scrivete per primo qui questo comando e quindi va a cercare in prima posizione nelle righe di testo, ma va a cercarsi la prima occorrenza in qualsiasi punto si trovi nella riga di testo. Quindi non è che qui scrivo, diciamo, l'estrema sinistra dell'espressione regolare, quindi vuol dire che controlli solo le prime posizioni delle righe di testo, ma parte la prima riga di testo, cerca, 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 ah, l'ho trovato, ecco, allora si ferma e lo evidenzia. Cerca, 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 l'ho trovato e lo evidenzia, eccetera, eccetera. Quindi non è, come dire, posizionale rispetto alla posizione del carattere nella riga di testo, ma è posizionale come composizione di quanto deve essere filtrato. Ecco, mi rendo conto che è un po' difficile da dirlo a parole, ma spero che sia chiaro quello che sto dicendo, ovvero la composizione di questo comando più questo comando vuol dire che stiamo cercando due caratteri, in poche parole, con determinate caratteristiche, due caratteri vicini, uno dietro l'altro, quindi uno non stampabile seguito subito dopo da uno stampabile. In effetti vedete che vengono evidenziati così. Qui, in realtà, nella scaletta, io ho incluso fra parentesi quadre, che poi ci appariranno poi anche successivamente, quindi per il momento prendetele, come dire, per buone. In realtà il comando che ho messo qui nella scaletta non è così, ma è questo incluso fra parentesi quadre. E adesso cosa succede con queste parentesi quadre? Che ci cerca proprio globalmente tutti i caratteri non stampabili e tutti i caratteri stampabili come genere di carattere. Ecco, queste parentesi quadre permettono questo. Le rincontreremo e le capiremo meglio più in là. Per il momento, appunto, prendetele così. Vedete la differenza di effetto di questi due comandi messi assieme con le parentesi quadre e senza, eh? Quindi, come
con le parentesi quadre fanno, diciamo, un lavoro globale. Questi due comandi agiscono ognuno per conto proprio, invece di essere separati come abbiamo fatto prima, ognuno per conto proprio si cercano tutte le loro occorrenze di ognuno dei comandi e poi vengono unite in un filtro solo. Praticamente con questo comando abbiamo selezionato tutto il testo, perché non c'è più niente che è rimasto bianco, non evidenziato. Se tolgo le parentesi quadre, come ho fatto un attimo fa, vedete che cambia l'effetto, appunto, quello che stavamo spiegando prima. In questo caso stiamo proprio specificatamente cercando una posizione di carattere non stampabile seguita immediatamente da una stampabile. Ed ecco qua l'effetto. Quindi le parentesi quadre, ecco, le abbiamo già incontrate qui, ma le incontreremo ancora, ripeto, avete visto che differenza c'è con e senza le parentesi quadre. E voilà, per il momento direi andiamo avanti, poi man mano capiremo meglio.